Signor Sindaco, diverse persone hanno notato che in Piazza Libertà, durante il giorno gruppi di immigrati stazionano senza fare nulla nella piazza. In molti si sono domandati, e anche tra l'altro ben vestiti con le scarpe pulite, e si sono domandati che cosa si può fare per queste persone, se si può nel frattempo tenerle occupate e più in generale cosa pensa del fenomeno migratorio qui a Trieste. Innanzitutto sono intervenuto, avete visto, con i carabinieri, con la polizia, perché questi usavano la Piazza Libertà come una latrina. Mancano le regole. Questi quando arrivano in Italia devono firmare che si adeguano alle nostre leggi, invece questo non lo facciamo perché abbiamo avuto sempre un governo troppo tollerante. Cioè io non sono contro l'immigrazione, anzi sarà una cosa interessante nei prossimi anni come posti di lavoro. Però devono abituarsi alle nostre regole, alle nostre leggi, alla nostra educazione. Quando noi andavamo in Australia come emigrati, quando andavamo in Argentina, negli Stati Uniti, ci si adeguava a quelle leggi. Invece noi in Italia non possiamo fare nulla. Dopo, naturalmente, per quanto riguarda il lavoro, figurati, bisognerebbe assicurarli, strassicurarli. Sai che abbiamo fatto 1.000 leggi in Italia, il risultato sarebbe sufficiente farli scopare le strade, tanto per dirti, ma non c'è poi il famoso motto triestino. La ringrazio.